Buongiorno da Assisi. Ci sono scenari di guerra inquietanti in diversi punti del mondo, dal Medio Oriente all'Africa all'Asia. A Rondine, un piccolissimo centro vicino ad Arezzo, si lavora per educare alla pace le nuove generazioni. Generazioni che arrivano però dai paesi in guerra. Sono giovani che arrivano da diversi paesi in guerra tra di loro. E il tema della puntata che realizziamo oggi con Padre Enzo Fortunato, educare i giovani alla pace, Padre Enzo. È una delle più belle esperienze che la società contemporanea può vivere. Prima di tutto credo bisogna educare, cioè tirar fuori senza imporre niente. E l'altra considerazione molto semplice è questa, cioè dobbiamo avere la consapevolezza che i giovani non sono delle bottiglie da riempire, ma delle lampade da accendere. Qui vivono insieme giovani che noi selezioniamo accuratamente dai luoghi di guerra, di conflitto. Vivono per 2 o 3 anni insieme, in modo che non condividano solo l'emozione di qualche ora, ma trasformino profondamente le loro vite per tornare nei loro popoli a testimoniare che è possibile vivere in pace. Abbiamo preparato per voi questo messaggio? Io credo che ai giorni nostri il mondo ci chieda di prendere posizione e di pronunciare un nuovo messaggio. Un messaggio di amore, solidarietà, dialogo e presa di coscienza di tutti i diversi aspetti dei conflitti. Come giovani e come studenti, noi condividiamo sentimenti come la paura, il dolore e l'ansia, gli stessi che i nostri familiari, i nostri cari vivono oggi, immersi in una realtà così difficile. Preghiamo insieme per un futuro migliore, per tutte le vite che sono state stroncate. Ci impegniamo tutti per diffondere il nostro messaggio, che è di amore e di speranza. Qui a Rondine ci sosteniamo gli uni con gli altri affinché il nostro messaggio giunga ancora più forte. Abbiamo passato 2 giorni veramente difficili ascoltando tutte le notizie provenienti dai nostri paesi. Una sera poi i ragazzi palestinesi sono andati ad accendere le candele e a pregare per la loro gente. Noi ci siamo uniti a loro. Ognuno accendeva una candela e pregava secondo la sua religione. Ibrahim, che è di Janin ed è un cristiano. Rabia di Betlemme, che è musulmano, mentre io sono ebreo. È diventato ormai un rito per tutti noi, appena si riaccende un conflitto, riunirci, accendere candele. Ci permette di sentirci vicino alle nostre famiglie che soffrono e ai nostri cari che hanno ormai perso la vita oppure hanno perso a loro volta la famiglia. È una cosa che ci permette di affrontare meglio i problemi di questo momento difficile. Ognuno naturalmente prega per conto proprio. Ma le ultime parole della mia preghiera, per esempio, sono state: speriamo che Dio ristabilisca la pace per tutti noi e per tutto il popolo di Israele. Anche per noi, naturalmente, le ultime parole di ogni preghiera sono state pace per tutti noi e per tutti coloro che hanno perso la vita. Qui viviamo fra amici, mangiamo insieme, passiamo tutto il nostro tempo insieme, andiamo a lezione insieme, diamo piccole feste, feste di compleanno, per esempio, dove gente di altri paesi fa un regalo al festeggiato di un paese che magari è in conflitto con il suo. Israele, per esempio, come in questo caso. Qui siamo davvero amici, proprio amici. Personalmente, il primo motivo che mi ha spinto a venire qui a Rondine è stato il desiderio di conoscere i palestinesi proprio sotto questo aspetto, del cameratismo, dell'amicizia e non in veste di soldato, il che ovviamente è un approccio del tutto diverso. L'ho trovata un'esperienza straordinaria perché in questo modo siamo in grado di sviluppare un dialogo senza precedenti. Siamo amici veri, riusciamo a parlare l'uno con l'altro e a rispettarci anche nelle piccole cose. E poi, anche se si parla di politica, e questo qualche volta succede, parliamo in un modo, a mio parere, molto diverso da quello dei nostri politici. Io abito a 3 chilometri da qui, vengo abbastanza spesso. Un israeliano e una palestinese sono venuti fin qui per fare una cosa costruttiva e intelligente. E hanno parlato col cuore, è una cosa talmente naturale che l'abbiamo seguito con passione, immedesimandoci anche in quello che loro dicevano. Io mi auguro una cosa, voglio esprimere un pensiero, che fra qualche anno questi siano delle persone importanti e responsabili, magari diventeranno dei ministri, dei generali, degli ambasciatori o d'altro, e conoscendosi bene, dandosi del tu e avendo convissuto in questo meraviglioso posto, possano alzare un telefono e riuscire a fare qualcosa di altrettanto costruttivo di quelle che sono le loro idee che hanno manifestato oggi in questo stupendo posto che è Rondine. Francesco ci dice che
Bisogna diventare protagonisti della propria esistenza ed è quello che vogliamo insegnare ai giovani oggi. Come San Francesco diventiamo protagonisti e andiamo controcorrente. E poi vi inviterei con la telecamera a riprendere quel bellissimo cavallo che sta sul prato della Basilica con Francesco. La guerra è un'avventura senza ritorno. Grazie Padre Enzo, ricordiamo a tutti che si può rivedere questa puntata sul sito sanfrancesco.org, sanfrancesco.org, vi aspettiamo. E pace e bene da Assisi.